Buonasera, parliamo di Venezia, bilanci decisamente positivi per una mostra ricca dal punto di vista del programma, dell'offerta e della sicurezza e per questo due volte vincente. E se i dati del successo serviranno a richiamare il pubblico verso un ritorno in sala, non c'è dubbio che il risultato di Venezia è il miglior incoraggiamento. Oltre 153.000 ingressi con un numero che ha superato del 60% in più rispetto al 2020, quell'anno della pandemia, e vicina alle presenze del 2019, che è un anno normale. Potremmo aggiungere che non solo in termini di quantità, ma anche dell'offerta, Venezia quest'anno sembra proprio aver battuto Cannes e anche il Festival di Toronto. In sala un leone d'oro che parla francese, ma che soprattutto ha consegnato il premio più ambito della mostra a una regista, la franco-libanese Divan, una donna che firma con L'Envenement, un film dedicato certo alla storia delle donne e al tema delicato dell'aborto. Stiamo vedendo alcune immagini. Golden Lion for Best Film to L'Envenement, Happening by Audrey Diwan. Very moved. Sono molto emozionata. And I'm also because when we started anche perché quando abbiamo incominciato a lavorare con Eni Arnoux, l'autrice del libro, parlavamo soprattutto del silenzio attorno al tema dell'aborto. Unfortunately, you saw e sfortunatamente sappiamo qual è la situazione oggi. Sfortunatamente abbiamo visto che cosa è successo nel mondo e cosa sta succedendo nel mondo. Questo viaggio è possibile, non importa se che siate donne o uomini, ci sono moltissime donne e uomini in questa sala e stiamo facendo questo viaggio insieme, quindi grazie mille per questo. Oltre al leone d'oro, anche un leone d'argento per le donne. Stiamo infatti parlando di quello per la regia a una grandissima regista come Jane Campion. Per The Power of the Dog, Il potere del cane. Davvero incredibile l'opportunità che ci avete dato noi registi, essere qui davvero di nuovo live con il pubblico e poter godere di questo che in genere sogniamo sempre, quindi grazie mille. Sono stati selezionati nel concorso ufficiale a Venezia ben 5 film italiani. America Latina dei fratelli di Innocenzo, È stata la mano di Dio di Sorrentino, Freaks Out del regista Mainetti, Il buco di Frammartino, Qui rido io di Martone, tutti molto diversi fra loro, accomunati dalla grande qualità e dalla incredibile originalità. Si può affermare che alla fine possiamo essere soddisfatti come italiani, a partire dal premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente, bravissimo, un premio meritatissimo a Filippo Scotti, il grande interprete dell'ultimo lavoro di Sorrentino. E poi Michelangelo Frammartino ha ricevuto il premio speciale della giuria, il quale ha ringraziato tra gli altri tutti gli speleologi che prendono cura di questo grande buco che è una caverna, un cratere, mentre il Leone d'Argento, gran premio della giuria, è stato assegnato a È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, il quale ha tenuto un discorso di ringraziamento molto sentito. Eccolo, ascoltiamo. Consegna il premio Virginie Fira. Parlare di due scene nel film che non ci sono. Una è un sogno che non ho fatto, e c'è un ometto di 1,60 su un campo di calcio che vi ringrazia, che si chiama Maradona. E che ci crediate o no, questo è il più grande premio che voi possiate ottenere, che Maradona vi ringrazia. E poi volevo parlare di un'altra scena che non c'era nel film e che il giorno del funerale dei miei genitori, sembra triste ma invece addirittura allegra, il preside della mia scuola mandò solo una rappresentanza di 4 compagni di classe e non tutta la classe,
e io ci rimasi malissimo, però questo non ha più importanza perché oggi è venuta tutta la classe che siete voi. Grazie, grazie mille. E adesso parliamo invece della presenza del Canada al Festival di Venezia. L'ICFF presentato da Lavazza ha infatti volato in laguna al Festival di Venezia per festeggiare i suoi incredibili 10 anni. E per l'occasione sono stati organizzati tanti incontri per stringere nuove partnership e lanciare anche gli ICFF Industry Days 2021, queste conferenze dedicate alle coproduzioni Italia e Canada. L'evento più importante per l'Italian Contemporary Film Festival a Venezia è stata una conferenza stampa che si è tenuta presso lo spazio Fondazione Ente dello Spettacolo di questo bellissimo hotel che è l'Hotel Excelsior, il rinomato hotel del festival, per celebrare i 10 anni della fondazione. Celebrare i primi 10 anni dell'ICFF, l'Italian Contemporary Film Festival di Toronto. To be here, part of the team and seeing it grow and being at Venice, it's an incredible accomplishment and I'm honored to be a part of it. I can tell you that I am so proud, like just absolutely overwhelmed with emotion. To be here to see what we have shown the Italians in Venice, what we are capable of doing and how we have promoted not only film, but we've promoted culture, we've promoted art, we've promoted everything under the film umbrella. È veramente una cosa particolare presentare il nostro festival al Festival di Venezia, che è il festival più antico e più importante del mondo. È stata un'esperienza meravigliosa incontrare il pubblico canadese, poi ho presentato un lavoro suo video, un grande uomo della letteratura italiana e della cultura italiana, e quindi farlo in un paese non italiano è motivo d'orgoglio per me. Ed è stata un'esperienza fantastica perché c'è stata un'accoglienza forte da parte di tutti, il direttore artistico Cristiano De Florentis, di Paul Golin e di tutto il suo staff. Tra i canadesi, o meglio italo-canadesi a Venezia, c'era anche la stella del cinema Sara Gadon, di origine italiana, scelta quest'anno come componente della prestigiosa giuria della Mostra del Cinema. Numerosi gli incontri della delegazione italo-canadese giunta da Toronto, produttori, registi, attori, per creare nuove partnership e lanciare l'ICFF Industry Days, come dicevamo prima. Uno dei focus sarà l'animazione e sentiamo quindi Vincenzo Nisco, la società Rainbow, che ha confermato già la sua presenza a Toronto per fine novembre. Ma sicuramente un'esperienza incredibile per le persone che ho conosciuto, per il tipo di organizzazione, soprattutto un orgoglio personale e un orgoglio anche come art director di Rainbow per quelli che sono stati dei meriti ricevuti in occasione di questo film festival. Il contesto di Venezia ha rappresentato l'occasione per consegnare anche alcuni riconoscimenti. Ecco quindi alla cerimonia del Women in Cinema Award la consegna ad Alice Filippi, regista del film Sul più bello, del premio del pubblico e quello di miglior regista al Lavazza Drive-In Film Festival. Mentre a Roberto Stabile, un grande dirigente dell'Anica, è stato consegnato il riconoscimento dell'ICFF come ambasciatore del cinema italiano nel mondo. Vediamo alcune immagini di questi momenti. Questo festival è emozionante pensare a questi clacson che suonano, quindi è bello come ci si può inventare un nuovo modo o un modo alternativo per comunque portare avanti il cinema. È stato emozionante perché pensi la prima volta che il tuo film viene visto dall'altra parte del mondo, chissà che cosa si pensa, come verrà accolto. Grazie mille, veramente un piacere riceverla dall'ambasciatore del cinema italiano che dal Canada arriva fino al sud dell'America. Quindi, grazie davvero.